Ciao ragazzi, qua Max oggi. Oh my god ragazzi, oggi sono da solo a presentarvi un video, come avete potuto leggere dal titolo, abbastanza imbarazzante. Perché infatti oggi sono qui a presentarvi, bensì non un video nella quale vi dimostro come fare compravendita, ma un video nella quale vi faccio vedere come non farla. Perché infatti ragazzi, ieri la EA ha fatto veramente una genialata. Intanto mi sei parlato un attimo FIFA, quindi aspettate un attimo. Vabbè, intanto che riavvia vi posso un attimo dire cosa è successo. Praticamente ha avuto la genialata di introdurre delle nuove funzioni, grazie alla quale appunto ha deciso di interrompere tutte quelle serie iniziate su YouTube che si chiamavano Wager Match, come anche Pink Slips, e ha anche tolto l'opportunità di comprare crediti. Perché infatti cosa ha fatto? Ha inserito il cosiddetto price range. In cosa consiste questa nuova introduzione, se possiamo dire? Praticamente hanno fissato loro il prezzo dei giocatori. Ad esempio, hanno deciso loro il prezzo iniziale di un giocatore e il prezzo più alto a cui voi potrete metterlo in vendita. Quindi se avete come fatto come me, ci avrete potuto perdere veramente un macello di crediti. Ma andiamo un attimo a vedere. Ecco, faccio questo video perché voglio sapere se sono l'unico che appunto si è ritrovato in queste condizioni, oppure anche altre persone. In quali condizioni, vi starete chiedendo? Ragazze, queste qua. Iniziamo subito dal primo giocatore di oggi, Suarez Man of the Match, pagato la bellezza di 14.199.000 crediti, e loro come prezzo iniziale fissano quello di 10 milioni. Premetto che fino a ieri di Suarez Man of the Match all'asta non ce n'erano, adesso ce ne sono migliaia a prezzo ovviamente iniziale di 10 milioni di crediti. Quindi all'incirca ci hanno perso, metti anche lo vendo a 12, un bel 3 milioni qua. Poi stessa cosa per Di Maria, acquistato per 210.000 crediti, ora va dai 100 ai 150.000 il suo prezzo. Successivamente si passa a Rekic. Rekic l'ho pagato 845.000 crediti. E quanto costa adesso? Il suo prezzo adesso va dai 350.000 a 500.000. Poi ecco, intanto vi faccio vedere questi prezzi. Voglio solo dire una cosa: adesso l'unico modo per farsi crediti è o quello di disputare tante partite o quello di spacchettare. E a proposito di ciò, ci tengo a dire che con 20 euro di FIFA Points si prendono addirittura 13,3 periodico di pacchetti. Poi no, adesso a parte gli scherzi, ci possono essere ovviamente opinioni diverse riguardo. Il mio unico scopo di questo video è farvi vedere quanto ci ho guadagnato con questa introduzione. Poi adesso nuovo giocatore, Neymar valutato 86, quindi la vecchia versione, acquistato per 530.000 crediti, ora ne costa 250.000, quindi andiamocene a perdere altri 250. Poi volevo un attimo press mixarlo sto Rekic, quindi ho deciso di ricomprarlo. L'ho pagato 929.000 crediti e ora costa la metà. Ottimo direi. Passiamo adesso a Rakitic, centrocampista offensivo del Barcellona in forma, pagato la bellezza di 450.000 crediti e ora ne costa 240. Ottimo così. E infine c'è Isco. Non so se è infine, però fine della pagina abbiamo Isco. Pagato. Ma no, forse ci ho guadagnato. Attenzione. Perché infatti l'ho acquistato per 219.000 e ora ne potrebbe costare 250. Ottimo direi. Ma andiamo sugli elementi caldi di questa, sì, di questa serie di giocatori. Lionel Messi. Pagato la bellezza di 8.950.000 crediti, ora ne costa 2 in meno. Quindi cosa veramente bella. E si colga un attimo l'occasione per dirvi questa cosa: con i prezzi così bassi nessuno sta più mettendo all'asta nulla. Perché infatti se ne andiamo a vedere un attimo i Messi, facciamo il confronto a prezzo, ci sono ancora i Messi a cui era stata fatta l'offerta di 15 milioni, ce ne sono 5 all'asta. Quindi nessuno sta più mettendo all'asta assolutamente nulla. Perché infatti se la gente che magari si trovava tanti crediti è andato subito a comprarlo, perché 7 milioni e 500 mila per Messi è un gran prezzo. Però non lo rivendo più perché il prezzo è ovviamente, rispetto a quelli che c'erano già, troppo basso. Ma stessa cosa anche per addirittura gli Man of the Match che sono usciti oggi. Perché se non mi sbaglio oggi è uscito Welbeck, che non si trova nelle aste. Cosa quindi è abbastanza ambigua. Passiamo invece agli ultimi due giocatori, che sono, se possiamo così dirlo, lo stesso giocatore ma distinto in due carte ben diverse. Perché come prima carta abbiamo Lacazette valutato 83, pagato la bellezza di 697.000 crediti, quindi mettiamoli 700.000, ora ne costa 250.000. Ma che bello. E infine Lacazette, sì, pagato la bellezza di 1.389.000 crediti, e adesso il suo nuovo prezzo gira dai 550.000 agli 800.000. Quindi ragazzi, che dire, sono veramente contento di questa nuova introduzione. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, perché come ho già detto possiamo avere punti di vista diversi, scusate,
Però mettersi, diciamo, in gioco, paragonare le proprie idee, non mi sembra un'idea cattiva. Quindi fatemi sapere voi cosa ne pensate. Fatemi sapere se per favore c'è qualcun altro che si trova nella mia stessa situazione della serie, che ci ha perso tanti di quei milioni con questo aggiornamento che manco è possibile immaginarsi. Comunque, detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Vi raccomando, se non l'avete ancora fatto, lasciate un bel mi piace così a random. E detto questo, vi saluto e dico buon end, al prossimo video. Ciao a tutti!